Allora, ragazzi, per le persone giovani che mi seguono, per le persone, diciamo, questa cosa che vi ho raccontato nella storia di prima non deve essere un esempio, perché sicuramente quelle due persone che sono avvicinate quando io ero per lavare, erano le tre, non c'era nessuno in quel momento, volevano sicuramente fottermi i soldi, fregarmi, rubarmi i soldi che ho prelevato, 50 euro, che poi non erano chissà quanto. Io comunque ho rischiato perché non c'era nessuno, nonostante io, diciamo, abbia tirato fuori il mio tesserino da pubblico ufficiale, loro potevano, essendo stati in due, anche fregarsene, nel senso che lo fottiamo in legnate, tanto siamo due contro uno, quindi gli fottiamo i soldi e basta. Loro hanno avuto paura e se ne sono andati. Ma cosa voglio dire? Cioè, queste cose non devono, cioè è bello, sì, figo da fare, nel senso che tu tiri fuori il tesserino e li vedi, diciamo, che rimangono così, perché loro pensavano, vabbè, ma questo è un ragazzino, perché pensavano che siccome io dimostro meno dell'età che ho, finito il tempo, loro hanno avuto un 18-20 anni, pensavano che io magari ero meno, cioè ero un loro coetaneo, che io ero con la macchina parcheggiata da vicino, però dico, pensavano che ero un loro coetaneo, quindi diciamo, due contro uno riusciamo, diciamo, a fare qualcosa. Si sono spaventati perché hanno visto comunque il tesserino perfettamente riconoscibile di quello che sono e... Però cosa voglio dire? Cioè, non è una cosa che spero che mi accada, perché comunque, ragazzi, vi dico la verità, ho rischiato. Ho rischiato. Cioè, poteva succedere a qualsiasi, ragazzi. Poteva succedere un diverbio, da qualsiasi. Loro se ne sono andati perché sicuramente avevano già precedenti di polizia al 100% e quindi aggredirmi significava per loro avere ulteriori problemi. Per cui hanno usato anche l'intelligenza anche loro, quella minima magari materia grigia che avevano in testa. Ma ripeto, non sono cose da prendere da esempio, eh? Nessun funzionario pubblico, nessun agente di polizia o altro, cioè non si devono fare queste cose, ragazzi.